Assolutamente sì, ovviamente è una volta divertita. E qui tanto stiamo vedendo la finale sincromista che andremo a seguire adesso. Due le coppie in gara. Tra le due coppie, la prima abbiamo vista Stefano Belotti e Elisa Pizzini, salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo libero. Stefano Belotti, Bergamo Tuffi, Elisa Stefano Pizzini, Belotti ed Elisa Pizzini. Che sfideranno la coppia Pellacani e Santoro Argento al mondiale, ultimo mondiale di Budapest. Sì, diciamo che non è valida come assegnazione del titolo assoluto la gara sincromista, però è una buona prova per vedere all'opera ancora una volta gli atleti più giovani. Del resto qui veramente c'è l'imbarazzo della scelta, perché cioè, la più anziana è Chiara Pellacani. Abbiamo i 16 anni di Santoro, i 17 di Pizzini, i 18 di Belotti, per cui veramente il futuro è nelle loro mani. MR Sport, fratelli Marconi, 42 il punteggio, primo tuffo di Belotti e Pizzini, Marconi. Ordinario indietro Carpiato per Santoro, Pellacani 2.0 il coefficiente di difficoltà. Un po' di differenza tra i due, parte forse un momento prima Chiara, si appoggia un po' indietro, quindi non ha la massima spinta, e quindi vedete entrare in anticipo a sinistra Chiara rispetto a Matteo a destra, e quindi anche il sincronismo ne risente un pochettino. 8, 7 e mezzo, 8, 8 e mezzo, 8. 47 e 40 per Santoro e Pellacani, quindi si distaccano di 5 punti e 40 dalla coppia Belotti-Pizzini. Adesso al secondo tuffo, un tuffo rovesciato Carpiato, che tra poco ricordiamo sempre il format della gara, come sempre nei tuffi sincronizzati: due tuffi obbligatori, tre tuffi liberi. Nei due tuffi obbligatori gli atleti possono eseguire qualsiasi tuffo, ma il coefficiente è fisso, 2.0, mentre nei tuffi liberi si ha la possibilità di scegliere quello che si vuole, naturalmente, però facendo attenzione che nelle 5 tuffi ci siano tutti i gruppi e quindi bisogna scegliere appunto come metterli. E loro hanno scelto di mettere come secondo tuffo la rotazione rovesciata, tutte e due le coppie, quindi rovesciato Carpiato. Molto molto bene, scandito molto bene il tempo, momento di toccare le punte per la carpiatura, per mettersi poi in posizione tesa e poi per entrare in acqua. Questo è lo stesso parziale che hanno eseguito in precedenza e ha avuto come punteggio Chiara e Matteo nel tuffo del ordinario indietro. 89.40, adesso il totale per Belotti e Pizzini. Santoro, Pellacani. Tuffo rovesciato anche per Santoro e Pellacani. Carpiato 2.0 il coefficiente, come ricordava Oscar, punteggio di difficoltà fissa nei primi due tuffi. Anche qui forse ancora più sincronismo, è sempre quello che dicevamo prima di Chiara, leggermente sporcato nella parte finale che, su cui bisognerà lavorare molto, però ancora bissano il punteggio del primo tuffo. Quindi 7 e mezzo, 94, 80 per Santoro Pellacani, 47 e 40, praticamente lo stesso, stessa distanza, 5 punti e 40 rispetto a
due tuffi eseguiti uguali, il doppio mezzo ritornato e il triple mezzo avanti carpiato, mentre si differenzieranno nell'altro tuffo. La coppia Pizzini-Belotti ha scelto di eseguire come ultimo tuffo la tuffo con rotazione indietro, infatti ha messo l'avvitamento negli obbligatori, mentre Santoro Pelacani hanno scelto di mettere indietro negli obbligatori e l'avvitamento nei tuffi liberi. Qui c'è stata un'indecisione da parte di Belotti nel presalto, che però dopo ha messo in difficoltà anche la Pizzini. Pizzini che Belotti riesce a recuperare, perché comunque un triple mezzo avanti carpiato per lui è fatto relativamente con estrema facilità, ma il risultato non può che essere di un tuffo scarso. 53-01 il tuffo, 142-41 il totale. Doppio salto mortale in mezzo avanti con un avvitamento. Oh, scivolata. Sì, l'importante è che non si sia fatta male, poi per il resto fa lo stesso. Era completamente fuori, se lo vediamo dal replay. No, meno male, non si è fatta male, guardate, era totalmente fuori dal trampolino, ha rischiato di finire sul bordo. Nullo. Eh sì, ovviamente, meno male, sorride, quindi vuol dire che sta bene. No, questo basta, questa è la cosa più importante. È lo stesso, non è un problema, grande, ma meglio così. Si sta spiegando con Matteo, ha sentito proprio arrivare sul bordo del trampolino, gli è mancato l'appoggio proprio. Sì, loro fanno rivedere proprio nella fase del caricamento e della spinta, quando l'atleta rimbalza sul piede solo, facilmente è stata sbalzata a destra e quindi non ha rischiato il tuffo. Doppio salto mortale in mezzo ritornato carpiato per Belotti Pizzini. La Pizzini leggermente scarsa. 5,5, 6,5. Intanto ne approfitto per ringraziare il nostro regista, per Luigi Bonelli, tutti i tecnici che ci hanno assistito in questi tre giorni di campionati assoluti di tuffi, oltre ovviamente a ringraziare Oscar Bertone, prezioso, fondamentale come sempre al commento tecnico. Grazie. Stavano riguardando il tuffo. Adesso Pellacani e Santoro. Con Chiara che guarda lo spigolo nel basso a destra del trampolino, perché dopo l'ultimo episodio deve essere sicura di... fidata a spingere. Esecuzione. Completamente, infatti è arrivata 20 centimetri indietro, diciamo che 8, è stata molto molto 5, attenta. 7,5 161 e 76 adesso per Pellacani e Santoro. E siamo alla quinta ed ultima serie di tuffi. Ultimo tuffo anche per Stefano Belotti di Sapizzini. Doppio salto mortale in mezzo indietro carpiato. Difficoltà 3.0.
esecuzione 7 e mezzo, 6 e mezzo, di Belotti e Pizzini. 5, 7 e mezzo, 7 e mezzo, 7 e mezzo, ultimo tuffo per loro, 264-81, l'abbraccio tra Stefano Belotti e Elisa Pizzini. Adesso Santoro e Pellacani per chiudere questo assoluto estivo. Doppio salto mortale e mezzo ritornato Carpiato, difficoltà 3.0. Grande concentrazione. Ancora un po' di diversità tra i due, ma del resto in questi giorni non si sono mai allenati insieme perché ognuno ha fatto le proprie gare individuali, quindi praticamente si sono ritrovati oggi dopo i campionati del mondo ad allenarsi. Ma ora sicuramente finita questa gara si ritornerà nel trend, e cioè allenamenti quotidiani in vista dell'appuntamento più importante dell'anno. Eccola qui la classifica conclusiva di gara per la gara di Matteo Santoro, 222,26. Adesso andiamo a vedere anche la classifica di quest'ultimo, di quest'ultima finale, quella diciamo che ha visto la vittoria di Stefano Belotti e Elisa Pizzini. Due ordinari l'abbiamo vista in questi giorni e questo già è molto positivo in chiave futura, in chiave azzurra, al di là di Roma, dico, comunque un obiettivo importante. Sì, sì, no, ma infatti è questo, il lavoro deve essere finalizzato sì ok a Roma, ma poi c'è anche... C'è